giorno da Mattino 6 per questo venerdì 8 luglio. Come sempre iniziamo ricordando i santi del giorno. Oggi si ricordano i santi L'Aquila e Priscilla, sposi e martiri e discepoli di San Paolo. Vediamo la loro storia. Erano due coniugi giudeo-cristiani molto cari all'Apostolo Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla. L'Apostolo intuì subito le buone qualità dei due coniugi quando chiese di essere ospitato nella loro casa a Corinto. I due lo seguirono anche in Siria fino ad Efeso. Qui istituirono nella catechesi cristiana Apollo l'eloquente giudeo alessandrino, versatissimo nelle scritture ma ignaro di qualche punto essenziale della nuova dottrina cristiana con il battesimo di Gesù. Aquila e Priscilla fecero in modo di battezzarlo prima che partisse per Corinto. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di essi sono citazioni bibliche. Allora, vediamo i titoli di apertura per questo venerdì 8 luglio. Iniziamo dalle pagine del Centro. Medico sospeso per corruzione, l'esperto di sicurezza del lavoro Robuffo sotto accusa per le tangenti. Centropagina, prove di dolce vita a Pescara, sole e tanto relax per Cristina Buccino sul lido delle Paiotte. Di taglio basso, oggi l'addio al balneatore. A San Cetteo ci saranno i funerali di Robuffo, titolare dell'Orsa Maggiore. Nelle cronache, investigazioni in via Marconi, cronache di Pescara, pedone ferito da una bicicletta sul marciapiedi. E poi lo sport, Pescara Calcio di Massimo, firma spiraglio per Crescenzi. Ancora su Pescara il concerto al porto turistico è La Notte di Max Pezzali. Andiamo sulle pagine del Messaggero, quelle della cronaca abruzzese. Anche qui in apertura si parla di sanità, Dio shock di Galzio, L'Aquila, il neurochirurgo, si dimette, impossibile tenere aperto anche il reparto di Avezzano. Pochi posti letto, a Giulianova paziente parcheggiato per una notte nella stanza dei defunti. E poi Pescara piange Nicolino, morte in spiaggia, il Duomo, nel Duomo l'ultimo saluto a Nicolino Robuffo. L'Aquila, affitto gonfiato, ex rettore verso la prescrizione. E poi le consulenze erano tangenti, il GIP sospende medico della ASL, durante le ispezioni avrebbe chiesto alle ditte di rivolgersi alla sua società. Lanciano, condannato il cancelliere spione. Il calcio, Pescara, Benalì pronto per la... Di spalla l'aglio rosso di Ovidio, star dopo la soluzione. Di taglio alto le stelle del jazz al Teatro d'Annunzio, attesa per Brown. Il mare, sup, la tavola con il remo, nuovo sport dell'estate. L'Aquila, la maratona del Festival della Partecipazione. Ci spostiamo, vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Chiusa l'inchiesta sulle gomme d'oro, truffa sui pneumatici di ARPA e ATAC ed evasione fiscale, i vertici del gruppo Ettore verso il processo. A centropagina l'evento in Abruzzo, il Legolandia ad Atri, i mitici mattoncini riempono la città ducale. Impossibile cancellare le strisce killer, Teramo, l'assessore Fracassa studia l'idea del dosso. E poi Fabrizio 40, la federazione di pallamano fa passerelle e poi affossa l'Interamnia. A Giulianova, mezza città senza luce e internet dopo il maltempo. Calciomercato, gli squali restano nell'Olimpo del basket, iscrizione ok in Serie A2. Teramo e Colle d'Ara, niente fondi per i due poli scolastici. Di taglio alto, droga a Sant'Egidio alla Vibrata, pizzaiolo e muratore beccati con 2,5 kg d'erba. Il Ruzzo prepara l'estate, carenza d'acqua, è stato attivato il potabilizzatore. Questi dunque i principali titoli dei quotidiani abruzzesi. Prima di vedere anche i titoli di apertura dei quotidiani nazionali, come sempre il consiglio delle nostre stelle, vediamo. Ariete, a tratti vi sentirete fragili. La luna in pesci, nel segno che precede il vostro, pretende attenzione, impone riflessione, alimenta incertezze. Migliora l'atmosfera nel corso della serata. Toro, godetevi gli amici che oggi vi sono accanto, senza pretendere rassicurazioni di eterna dedizione. Ricordate, tutto cambia, tutto si trasforma. Dopo il lavoro, una corsa è la maniera migliore per non accumulare chili di troppo.
Gemelli, l'attività potrebbe segnare un po' il passo, specialmente se avete un lavoro autonomo. Nel privato, arrendetevi ai sentimenti e alle emozioni che vi suscita una persona che è entrata in punta di piedi nella vostra vita. Cancro, chi è solo e vuole esserlo, se la caverà bene. Chi è solo ed è in attesa dell'incontro fatale, anche. Gli astri favoriranno gli incontri importanti per la vostra vita professionale e vi indicheranno la strada giusta. Leone, una questione di base non può più essere rimandata, quindi non fate finta di non vederla e non ingannate voi stessi. In campo lavorativo fate voi il primo passo, non mantenete la tensione troppo a lungo. Vergine, la luna vi gira le spalle, sarete circondati da persone che non saranno disponibili a perdonare le vostre gaffe. Non mostratevi troppo puntigliosi, limitate la vostra testardaggine, provate a creare un clima di collaborazione. Bilancia, non rinunciate alle vostre passioni per un frainteso senso del dovere, anche se a chiedervelo dovesse essere una persona di famiglia. Non vi cacciate in situazioni affettive poco chiare, andreste a finire dentro ad una girandola di guai. Scorpione, la luna in pesci vi fa sentire più sicuri di voi, darete credito anche alle opinioni degli altri, anche se senza esagerare. Se la persona del cuore ha bisogno di aiuto, prendetevi del tempo per rasserenarla. Sagittario, il cielo crea qualche tensione, si divertirà a crearvi situazioni complicate e faticose, attrezzatevi come potete per risolvere una questione professionale che si sta trascinando ormai da troppo tempo. Capricorno, la luna è favorevole in pesci, trascorrerete una giornata tranquilla che vi consentirà di mettere mano a una vecchia questione. Se siete in coppia, non date niente per scontato, via libera a coccole e baci. Acquario, gli astri favorevoli promettono soddisfazioni, iniziative volte ad incrementare le entrate o a dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. In ambito affettivo avrete voglia di stare con il partner senza preoccuparvi del futuro. Pesci, momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, ancor di più se avete un'attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso. Dialogo e intesa vi renderanno straordinari. Ora vediamo i titoli di apertura dei quotidiani nazionali e iniziamo dalle pagine della Repubblica. Odio razzista, così il profugo è stato ucciso. In cella fermo l'ultraomicida e la vedova chiede: voglio giustizia. Ricostruire Roma è la nostra occasione. Raggi porta il figlio in Campidoglio. Ancora la maggioranza Renzi al colle, al Senato i numeri, Alfano frena i ribelli di NCD. Le pagine del Corriere della Sera, aiuti alle banche, decide la Corte, in una lettera del 2013 Draghi avvertì sui rischi delle nuove norme legate ai salvataggi. E poi il profugo ucciso, la vedova all'ultra, dimmi perché. Il Campidoglio, momento storico per la capitale, figlio in aula, tanti parenti, Raggi debutta da sindaca. Avvenire, fisco e welfare, ecco il grande paradosso. L'Istat, detrazioni e contributi non vanno ai poveri. E poi Vatilix, due condanne, prosciolti i giornalisti. L'Italia vicina alla campagna di Emmanuel. Il tempo, tassa grillina per entrare a Roma, ticket per la capitale. Torna di moda la vecchia idea del nuovo assessore ai trasporti. Campidoglio, il sindaco, giura con il figlio e l'ex marito. Poi evoca il modello Veltroni. Te absolvo, peccatis tuis, Vatilix, il mea culpa del Papa, prosciolti, nuzi e Fittipaldi. Processo farsa, condanne solo per la Ciacqui e Balda. Di spalla dall'NCD agli affari alla Camera, appalti e sesso anche minorenni per la cricca. Nei guai due consiglieri, imbarazzo, mafia capitale e Zingaretti difende i suoi. Il Fatto Quotidiano.
Un dossier contro Renzi, due piste per un complotto, manovre, Siracusa, ex manager, Eni, IPM, mi chiesero false prove sui soldi del Mossad. E poi scandali, perché dovrebbero dimettersi Alfano e le sette vergogne che il PD finge di ignorare. Primo giorno, Raggi, nessun politico, il Movimento 5 Stelle alla sfida di Roma. Libero titola la vendetta del Vaticano, Dio perdona a volte. La strega Ciacui e il suo Monsignore condannati per aver rivelato i segreti di Pulcinella delle Sacre Stanze. Prosciolti, grazie al cielo, Fittipaldi e Nuzzi, autori dei libri sugli altalini del clero, la libertà di stampa è risorta. Questo è il titolo di Libero. E poi che il bimbo della Raggi salvi Roma, non ci resta che sperare nell'infanzia. Questo per l'insediamento del sindaco del Movimento 5 Stelle. Il razzismo c'è, ma forse anche la legittima difesa. Peggio il morto dell'assassino? Il Manifesto apre con Emmanuel ucciso ultra, fermato per omicidio. E poi l'intolleranza negli Stati Uniti in due giorni, in Louisiana e in Minnesota, due afroamericani sono stati uccisi a bruciapelo dalle armi di ordinanza di agenti di polizia. Il governatore del Minnesota scappa, gli afroamericani scendono in strada per ricordarci che Black Lives Matter, la vita dei neri conta negli Stati Uniti come nelle Marche. La Gazzetta del Mezzogiorno, la bufera Alfano sul governo, Renzi corre ai ripari e blinda la maggioranza, terremoto dentro il nuovo centrodestra. Banche, l'Eurogruppo gela l'Italia, rispetti le regole, il nuovo tonfo di Montepaschi Siena. E poi il boss del San Paolo ha espiato la condanna. Bari dopo 28 anni scarcerato Malagnac. Ilva, i dati sulla diossina trasmessi un anno dopo. Le ferrovie sud-est del Rio presenta il conto a Fiorillo. Caso Vatilix, pene lievi a Monsignor Balda e a Ciacqui. Adesso invece andiamo sulle pagine del centro e anche da qui iniziamo dalle pagine di taglio nazionale. La tragedia di Fermo, è stato ucciso con un pugno, l'ultra è sotto accusa, il nigeriano rincorso e colpito per aver difeso la moglie da insulti razzisti, lo sdegno di Mattarella, il ministro Alfano ha dichiarato lei avrà status di rifugiata. E poi la città si divide sul tifoso, IPM incline a comportamenti violenti e prevaricatori. Da Calderoli a Salvini così l'Italia diventa intollerante e feroce. Uno disse Orango alla Chiengi, il Senato prese le sue difese, ora il leader del Carroccio accusa ingiustamente i profughi. E poi discriminazione, norme poco applicate. La Commissione europea e CRI segnala che c'è tanta strada da fare, aggravante spesso assente. Sconto sul credito, salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, pronta l'operazione tra Stato e mercato. La Di Viola risponde alla banca, alla BCE. Soluzione per le sofferenze, aumento di capitale da 3 miliardi, in arrivo il Fondo Atlante. La politica, gli scenari, inizia l'era Raggi, cambieremo Roma, il sindaco Capitolino si insedia e presenta la sua giunta. Quattro uomini e quattro donne e nessun politico fuori, lo Cicero. Il caso Alfano, il nuovo centrodestra, si divide al Senato, governo a caccia dei voti. Di taglio basso, interrogata la Cricca, oggi tocca a Pizza, corruzione e riciclaggio, prime ammissioni di alcuni arrestati, le difese si preparano al riesame. E poi Vatilix, condanna per Balda e Ciacqui, prosciolti due giornalisti, al prelato 18 mesi per divulgazione di atti e 10 alla PR, sentenza storica per Nuzzi e Fittipaldi, la stampa è libera. Apriamo la pagina dedicata alla regione Abruzzo, la guerra dei bus parla a ballone, risultati scontati, Tua andrebbe forte solo se privatizzata, il capo di Baltur e di Confindustria smorza gli entusiasmi, 30 nuovi mezzi su 800 sono nulla, serve ben altro, questo è il riferimento alla festa della società di trasporti unica dove si celebrava la salvezza delle tre società e anche e soprattutto dei posti di lavoro. Rete Kurdistan Abruzzo, campagna di boicottaggio su turismo e prodotti turchi. Di spalla l'ex presidente sul Kotir, solo tante promesse e ora si parla di esuberi. Fiat nasce il modello Sulmona, turnazioni, 43 assunzioni e stop solidarietà. Alla Magneti Marelli il primo accordo condiviso con la FIOM.
L'INPS ha 6 milioni di persone con pensioni troppo basse. Il presidente Boeri dice che il 38% prende meno di 1.000 euro. L'assegno medio è di 1.464. Ok al Jobs Act, ora legge sulla previdenza e i sindacati, non è agenzia governativa. La pagina di Pescara, c'è l'inchiesta controlli addomesticati, 57.000 euro di tangenti, un medico sospeso, Robuffo, esperto di sicurezza sul lavoro dell'ASL, accusato di corruzione, ispezionava le ditte e le affidava ai consulenti amici. Il controllore delle ditte, gli indagati sono tre, sotto accusa anche due titolari di una società di consulenza di Montesilvano. Ieri c'è stata proprio la conferenza stampa alla questura di Pescara, dove è stato spiegato il lungo iter che poi ha portato alla sospensione del medico e soprattutto a quello che è stato definito il paradigma della corruzione. Vediamo. Lo ha definito il paradigma della concussione in Italia, come funziona? Funziona che c'è un pubblico ufficiale che vende la sua funzione per soldi, c'è un privato corruttore che anziché affidarsi ad una leale e sana concorrenza preferisce prendere la scorciatoia contando sull'appoggio del pubblico ufficiale infedele, c'è poi magari un quadro normativo di riferimento confuso in cui magari la confusione viene anche alimentata ad arte e quindi in un contesto del genere il privato viene costretto, indotto a pagare piuttosto che subire le lungaggini, gli ostacoli, l'ostruzionismo della pubblica amministrazione. L'accusa è di corruzione. Il protagonista della vicenda è un dirigente dell'ASL di Pescara, Giorgio Robuffo, medico addetto al servizio prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. L'uomo, classe 1956, è stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio come misura cautelare emessa dal GIP Gianluca Sarandrea. Le indagini hanno preso inizio nel 2011 per una segnalazione anonima che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata eseguita da una persona all'interno della società in questione, la International World di Montesilvano. Un altro meccanismo tipico in cui per mascherare il pagamento di dazioni corruttive si usano degli schermi, i figli o i prossimi congiunti in generale sono i prestanome tipici per eccellenza che vengono di solito usati. Al centro dell'indagine le visite ispettive nei confronti di alcune ditte che rilevavano puntigliosamente e pretestuosamente presunte irregolarità, prospettando sanzioni pecuniarie e denunce e inducendo i titolari di almeno 6 aziende ispezionate a rivolgersi alla società in questione specializzata in materia di sicurezza nei posti di lavoro. Sì, c'è stato un caso in particolare che ci ha colpito perché di fronte a due documenti praticamente sovrapponibili, uno, quello sano, è stato pagato 800 euro, quello invece proveniente dalla ditta dei corruttori era stato valutato del valore di 4.000 euro. Evidente la sproporzione ed è evidente che in questi casi il costo maggiorato debba essere pagato da qualcuno e questo qualcuno è sempre la parte più debole. L'indagine è iniziata nel 2011 ma ha detto è ancora in corso? Sì, è in corso perché fino ad oggi abbiamo seguito delle perquisizioni, riteniamo che il quadro non sia ancora completo, riteniamo che le aziende concusse possano essere molte di più e quindi nei prossimi mesi andremo avanti su questo filone investigativo. Infine avete fatto anche un appello alle vittime di parlare? Beh sì, auspichiamo che anche l'irrogazione di questa sanzione, di questa misura cautelare, possa favorire una raccolta genuina delle ulteriori fonti di prova che auspichiamo vengano da noi spontaneamente. Siamo a Pescara perché oggi è la giornata dell'addio a Nicolino. Una festa sul mare per ricordare Nicola, per tutta la giornata folla commossa per l'ultimo saluto a Robuffo, oggi i funerali mentre tra i balneatori c'è chi propone eventi a suo nome. Ed eccolo qua, l'Orsa Maggiore in lutto, serrande abbassate e fiori dove è morto. Bici sul marciapiedi, pedone finisce all'ospedale, Viale Marconi, un anziano professionista travolto all'uscita del bar e tra i commercianti e residenti scoppia la rivolta, si rischia di continuo, è un incubo. Di spalla da oggi a domenica c'è la Coppa Acerbo e scattano i primi divieti. Scuole, uffici e parcheggi, il demanio cede 16 aree. Gli immobili diventano di proprietà del comune, nell'elenco anche l'ex Enaip. Allo Stato vanno invece il Tribunale Amministrativo e una caserma dei Carabinieri. La città di Pescara avrà presto 16 immobili strategici, ora del demanio. Ieri è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'Agenzia Nazionale del Demanio e il Comune, che consente di acquisire la proprietà dell'utilizzo di alcune importanti aree
aree e strutture demaniali. A sua volta il Comune cede al demanio strutture di rilevanza nazionale con un risparmio di affitti passivi per lo Stato nell'ambito di una riduzione della spesa. E più tardi vedremo in dettaglio anche quali sono. Lasciamo ora le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, per questa settimana le temperature sono state insomma molto alte ed è stata all'insegna del bel tempo. Nei prossimi giorni cosa succederà? Ma diciamo che adesso la nostra penisola è interessata da una vasta area di alta pressione che favorisce condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, anche sulla nostra regione, con temperature in aumento. Quindi nelle prossime ore avremo condizioni di bel tempo su tutto il territorio regionale, con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata nel corso del pomeriggio, ma non ci dovrebbero essere fenomeni di rilievo, e le temperature massime sono previste in lieve aumento. Poche novità anche nella giornata di sabato, con tempo stabile, bel tempo e temperature in ulteriore lieve aumento, soprattutto nei valori massimi. Tuttavia non si escludono annuvolamenti sulle zone interne montuose nel corso del pomeriggio, ma difficilmente ci saranno fenomeni piuttosto organizzati, quindi insomma si tratterà del classico tempo estivo. Invece c'è una piccola novità per quel che riguarda la giornata di domenica, soprattutto per le zone interne montuose, che con tutta probabilità dovranno fare i conti con la formazione di temporali pomeridiani, perché insomma è previsto un lieve aumento dell'instabilità, quindi aumenterà la probabilità di temporali sulla Marsica, nell'Aquilano, ma in particolar modo sulle zone montuose nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, mentre non ci saranno particolari problemi sulle aree costiere, sulla fascia orientale della nostra regione, dove le temperature massime insomma saranno al di sopra dei 30 gradi pressoché ovunque. Poi nel corso dei primi giorni della prossima settimana assisteremo a un ulteriore aumento delle temperature sulla nostra penisola e sulla nostra regione, a causa dell'arrivo di masse d'aria piuttosto calda provenienti dal Mediterraneo occidentale, masse d'aria calda che favoriranno, come detto, un ulteriore aumento delle temperature e dei tassi di umidità lungo la fascia costiera. Però attenzione, perché a partire da mercoledì, tra mercoledì e giovedì, sembra probabile invece l'arrivo di perturbazioni atlantiche e masse d'aria decisamente più fresca, che potrebbero dar luogo a un deciso peggioramento del tempo proprio nel cuore dell'estate, proprio nel corso della metà del mese di luglio. Quindi c'è questa possibilità da menzionare. Ovviamente, qualora questa situazione venisse confermata, insomma non si escludono fenomeni di forte intensità. Chiaro che manca tanto tempo, bisogna tornarci su nel corso dei prossimi aggiornamenti, Francesca. Giovanni, come sempre, prima di salutarci, noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale dove troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore per avere sempre contezza di quello che succede sul nostro territorio. Quello che segnaliamo sulla destra sono le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi, così da monitorare in tempo reale quello che succede in tutta la nostra regione. Suggeriamo anche 2 profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che è presente nel sito web, i bollettini nel corso delle ore, le segnalazioni di Giovanni De Palma e quelli che sono anche gli strumenti utilizzati dal nostro esperto. Segnaliamo anche il suo profilo personale, perché qui troverete qualche curiosità in più. La foto scattata alle prime luci dell'alba, dove vengono registrati anche i gradi. Guardate che bella, quella di stamattina, poco meno di 22 gradi prima delle 6 del mattino, e ricordiamo viene scattata da Montesilvano. Troverete i bollettini presenti anche sulla pagina ufficiale, troverete gli strumenti e la spiegazione dei rilevamenti meteo fatti dal nostro esperto per gli appassionati e, cosa importante, troverete foto e video postati dagli utenti come segnalazioni fatte a Giovanni per il proprio territorio, per insomma mettere al corrente sia il nostro esperto che tutti gli utenti che sono connessi alla pagina di quello che succede in particolari aree della nostra regione. Quindi noi la suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20. Ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6.
Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Andiamo sulle pagine del Messaggero per vedere la stessa notizia che vediamo sulle pagine del Centro, cioè quella che è stata definita uno scambio tra il Comune e il Demanio. Teatro, parco ed ex caserma. Siglata l'intesa per il passaggio di proprietà di 11 immobili destinati a cultura e alta formazione. Ieri è stata una giornata importante, erano presenti tutte le cariche istituzionali per il Comune e anche per la Regione per spiegare questo passo significativo. Vediamo. Sindaco Alessandrini, questa mattina viene siglato questo importante protocollo tra il Comune di Pescara e il Demanio nazionale per la cessione di alcuni beni immobili dal Demanio al Comune. Per il Comune un'occasione importante. In una parola, l'idea è cercare di valorizzare il patrimonio immobiliare, significa consentire anche allo Stato dei risparmi di spesa. Abbiamo trasferito degli immobili all'Agenzia del Demanio e dunque allo Stato centrale. Parlo del TAR, la sede del TAR presso il Palazzo di Giustizia e la caserma dei Carabinieri di Via Lago di Borgiano. Questo servirà alla semplificazione della contabilità, perché capite che quando lo Stato si paga fra sé ciò determina sempre delle complicazioni, in un'ottica di fruttuosa collaborazione fra istituzioni. L'importanza è per la comunità di Pescara molto significativa, perché la proprietà di alcuni beni che dallo Stato transitano al Comune consentiranno al Comune di fare importanti lavori di riqualificazione urbana e allo Stato consentiranno di risparmiare alcuni affitti passivi, cioè degli affitti che noi cerchiamo di ridurre un po' dappertutto nel Paese. Ma devo dire che per il Comune avere in proprietà questi beni, anche questi sedimi, queste superfici, darà modo di sviluppare ulteriormente i servizi per i cittadini, in particolare parcheggi, ma anche per parlare di questo parco, avere in proprietà un bene che diventa definitivamente della città. Ma intanto mettiamo in evidenza che quello che stiamo concludendo oggi è esattamente quello che si aspetta la cittadinanza. C'è una sola pubblica amministrazione, una sola statualità, chi ha beni tra territorio e Stato li mette insieme per la migliore valorizzazione possibile, per il migliore utilizzo possibile. Io voglio ringraziare il direttore generale del Demanio, ma anche il suo vice direttore Traraggi e anche l'ottimo Maranca, che ci hanno permesso di portare a termine questa complessa istruttoria che va avanti da tempo e che ci permettono la valorizzazione dei beni patrimoniali di Comune e di Stato che sono su questo territorio. Torniamo sulle pagine del Centro. Dimezzate le centraline contro lo smog, gli apparecchi dell'ARTA sono scesi da 7 a 3, eliminati anche in Corso Vittorio e Viale Bovio. Volete sapere com'è l'aria che respirate in Viale Bovio e in Corso Vittorio? Rinunciateci. In queste due strade ad altissima densità di traffico non sarà più possibile avere informazioni sulla qualità dell'aria. Le centraline che rilevavano lo smog non funzionano più. Questa la denuncia. E poi Pescara deve avere una moschea. SEL critica i residenti di Via Pisa contrari al luogo di culto, ma la protesta continua. Un'altra denuncia, questa volta arriva dalla lista Teodoro Pignoli, il consigliere dice Pescara Parcheggi licenzia alcuni lavoratori. Estatica è la sera di Max Pezzali, biglietti ancora disponibili al botteghino e domani si esibiscono gli studenti della Fashion Academy. Questo per gli eventi. Di taglio alto, tartaruga morta sull'Arenile tra il Moro e l'Ammiraglia. E poi pedalando sotto le stelle questa sera con Fidas e Wisp. Il figlio del vigile eroe diventa vice ispettore dei pompieri. Francesco Provolo, ieri c'era anche il prefetto Francesco Provolo in visita alla sede del comando provinciale dei vigili del fuoco alla cerimonia di giuramento del neo vice ispettore Moreno Berardinucci, figlio del vigile del fuoco Maurizio, morto 3 anni fa in seguito alle gravi ferite riportate nell'intervento che con altri suoi colleghi fece nella tragica esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio di Giacomo a Villa Celiera. Andiamo avanti, rifiuti in cambio di sconti, arrivano due nuove isole, Francavilla in Piazza Adriatica e Alforo gli impianti per riciclare plastica e vetro, cambiano gli orari del porta a porta per liberare le strade del passeggio dalle buste e troverete proprio sulle pagine del Centro tutti i dettagli per il conferimento dei rifiuti porta a porta, ci sono il dove e il quando. Di taglio basso, strade danneggiate, lavori nelle contrade, interventi
piatti in partenza a Pianella. Ancora Pianella, feste, concerti e i piatti della tradizione, il cartellone estivo nel dettaglio. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora apriamo la pagina su Montesilvano. Un blitz nell'alloggio popolare, operazione in via Rimini, un chilo di droga e proiettili in casa. Magazziniere arrestato, mette una telecamera sul balcone per spiare i carabinieri, ma loro arrivano in borghese e lo bloccano. Questo tutto ciò che è stato requisito, dove si vedono anche i proiettili ritrovati dalle forze dell'ordine. E poi i terreni pagati 20 anni dopo, espropri Palaroma, il Movimento 5 Stelle va alla Corte dei Conti. Di taglio basso, festa in centro, domani la notte dei saldi tra spettacoli e compere. Il Movimento 5 Stelle, il pronto soccorso, rifiuterà i casi molto gravi. Penne, il consigliere De Grillini, Pettinari, lancia un nuovo allarme per l'ospedale. Il direttore dell'agenzia sanitaria ha rivelato che la riforma porterà nuovi tagli. E poi il movimento Ripensiamo il territorio, via la fusione tra i comuni per rilanciare gli ospedali. Questa è la proposta. L'azienda Brioni non verrà venduta. Penne, il manager del gruppo Kering, rassicura il rappresentante dei lavoratori nel vertice che è avvenuto in Francia la scorsa settimana. La pagina di Chieti, una lettera al centro, io come Tortora in carcere per errore. Bruno, ex impiegato della Camera di Commercio, sta scontando 3 anni e 8 mesi per calunnia, voglio rifare il processo. Sono innocente, lo dimostrerò, si difende così Giustino Bruno, 43 anni, originario di Francavilla, ex dipendente della Camera di Commercio di Chieti, finito nel carcere di Isernia il 18 maggio scorso per aver ingiustamente accusato un barista e 2 carabinieri. Di taglio basso, cronaca, schianto sulla Trignina, muore a 71 anni, Cupello, forse è stato un malore a causare il terribile frontale tra l'auto della vittima e un furgone. La pagina di L'Aquila, Galzio si dimette da neurochirurgia, polemiche tra L'Aquila e Avezzano, il luminare ha eseguito durante la sua carriera 7.000 interventi. E poi il Festival della Partecipazione, Don Ciotti dice solidarietà e stop alle violenze. Di spalla gli appalti IMSS e tangenti, Boggio finisce nei guai sulle cronache sempre di L'Aquila. Di taglio basso, auto sabotata, ascoltato l'autista del sindaco. La polizia indaga a tutto campo dopo l'episodio. Cialente ha dichiarato nella mia panda cimici non autorizzate. La pagina di Teramo, l'inchiesta dopo il fallimento della società Teramo Basket, la procura chiede di archiviare i reati fiscali. L'ex presidente Antonetti e altri 2 dirigenti erano accusati di aver usato e fatto fatture false per recuperare l'IVA, ma a chiusura delle indagini il PM Giovagnoni accerta che era tutto regolare. Di taglio basso, truffa data a Chearpa, confermate le accuse, vicenda Gommer, dopo il sequestro di 1 milione di euro, la procura chiude le indagini. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. Anche qui si parla del primario Galzio, me ne vado, scoppia il caso della neurochirurgia, dimissioni per l'impossibilità di garantire l'assistenza all'Aquila, tenendo aperta l'unità operativa di Avezzano, è uno shock per la politica. L'Abruzzo rischia di perdere un luminare di punta, la ASLS dice a tutta la nostra stima, prevalga il buonsenso. Di Pangrazio dice non riesco proprio a capire, il reparto va riaperto, lui faccia il medico, questo sulle reazioni, la decisione è stata presa dalla regione e va rispettata, i democratici dicono questione di sopravvivenza. E poi la Leopolda d'Abruzzo, anzi prima una visita del ministro Boschi per il referendum costituzionale. Emiciclo, Bracco passa a Sinistra Italiana, il ministro a Pescara su invito del segretario PD Rapino, l'ex grillino aderisce al partito di Mazzocca e Melilla. Sulla pagina di Pescara, mazzette mascherate da consulenze, sospeso dalla professione, il medico dell'ASL Giorgio Robuffo costringeva le aziende ispezionate a rivolgersi alla sua società. I PM Mantini e Tedeschini ipotizzano un giro di corruzione e concussione dietro i controlli sulla sicurezza del lavoro. Misura cautelare per il dirigente dell'ASL, indagati anche i soci di International Work nel mirino, fatture per 57.000 euro. Le indagini della squadra mobile erano partite nel 2011 dopo una denuncia, titolare delle ditte, confermato tutto.
Andiamo avanti. Pescara piange il balneatore buono, una vita per il mare. Nicolino Rabuffo, morto mercoledì mentre giocava a beach volley, era un esempio per la categoria. Per dedicarsi all'Orsa Maggiore aveva rinunciato al calcio quando il Napoli era pronto a ingaggiarlo come centroavanti. Il pianto di Padovano, amico e maestro, ci ha insegnato che il cliente è al centro del nostro lavoro. Tra le immagini anche la targa di riconoscimento consegnata lo scorso anno, Rabuffo l'ha ricevuta dal sindaco Alessandrini e dall'assessore al commercio Giacomo Cuzzi, riservata alle attività storiche di Pescara. Questa l'immagine della consegna e poi ovviamente l'immagine di tutti gli amici. Tavole in remo e la moda dell'estate, il tour di un team di olandesi lancia Pescara come spiaggia, ideale per il SUP, lo sport preferito dalle star di Hollywood. Meglio della Toscana, il vostro mare così calmo è ideale per questa disciplina, spiega l'istruttrice Tineke Mercus. Per 5 giorni la comitiva si è allenata all'Ido 186, un grande veicolo di promozione, ed eccolo qua, proprio il SUP. Rotelle Franceschini, coppia d'arte a Vistamare, l'agenda colta, la mostra apre oggi e al Genti d'Abruzzo visite a lume di candela. Cronaca, droga e proiettili, il mistero del pusher dei giovanissimi. Insospettabile magazziniere aveva in casa una scorta di quasi 1 chilo e un piccolo arsenale, ed ecco le immagini. La pagina di L'Aquila, affitto gonfiato, ex optimes, processo verso la prescrizione, cambia un giudice del collegio giudicante, il caso ora deve ripartire da zero. Secondo l'accusa, il canone annuo sarebbe lievitato da 715.000 euro a 1,24 milioni. Alla sbarra ci sono l'ex rettore di Iorio, l'allora direttore amministrativo del Vecchio e il titolare del capannone Marcello Gallucci. Troppi alberi che crollano, c'è allarme. Il sindaco di Pangrazio ritiene che non sia emergenza, ma ammette gravi ritardi nella cura del verde cittadino. Dato in carico a un professionista per una mappatura generale delle piante e per capire quelle buone da quelle malate. La caduta del ramo a Piazza Torlonia l'abbiamo presa seriamente e stiamo appunto intervenendo. A Trasacco un nuovo episodio di violenza, è stata scippata una donna. E poi sul Mona consiglio l'assente Ranalli, eletto vicepresidente. Caso francese, inchiesta infinita. Sul Mona, udienza saltata per l'impegno a Velletri del GIP Marco Billi. Sulla pagina di Chieti, voglio far saltare Inter, rabbia e paura tra gli ex Burgo. Nel mirino la legge regionale che blocca le speculazioni a rischio progetto post-cartiera. Toto chiede di portare a 55 ettari le aree non industriali. Il 12 ci sarà la conferenza dei servizi. Primiterra del comitato, accordo per cambiare la destinazione dei terreni. E poi la villa torna a vivere con il laghetto delle letture, l'idea del comitato guidato da Perrotti. La prima serata alla Fontana del Nettuno è dedicata ai bimbi. Capasso porta Dilio e Del Vecchio dai giudici, l'inchiesta, il professor Luigi Capasso porta il rettore Carmine Dilio e il DG Filippo Del Vecchio davanti ai giudici. La nuova battaglia all'interno dell'Università Teatina arriva al TAR di Pescara. E poi condannato il cancelliere infedele Claudio Castellano, 47 anni, entrò abusivamente nel sistema informatico di procura e tribunale in merito a indagini antidroga. Il dipendente viene assolto insieme all'amico Rinaldo Bevilacqua da altre 2 imputazioni, non ci fu rivelazione di segreto d'ufficio. L'uomo ha ottenuto il trasferimento nel Palazzo di Giustizia di Teramo e l'avvocato Biscardi presenterà il ricorso. Sulle cronache di Lanciano, confiscano lo scooter all'insegnante, la donna investe e picchia i vigili, la professoressa di educazione fisica arrestata per violenza e lesioni. E poi il debutto del Consiglio Comunale, tagliente e l'assente eccellente, a Vasto, oggi alle 9.30, l'esordio dell'era Menna. L'ex sindaco dice ragioni dettate dalla sola finalità di attivare nuove dinamiche. Entra la cappa. Teramo, raccolta differenziata, Team, scattano 2 giorni di sciopero. Confermate le date dell'11 e 12 luglio. A rischio anche le gare Interamnia. Il caso dei crediti inesigibili finisce al TAR, si pagheranno anche le spese impreviste. La di Ranalli ha dichiarato: abbiamo presentato un doppio esposto alla Corte dei Conti anticorruzione contro il Comune.
Di spalla Teramo Basket si va verso l'archiviazione. E poi Parentopoli ASL, i sindacati dicono nomina sia temporanea. Fa ancora discutere la nomina del coordinatore degli infermieri all'ASL di Teramo, che secondo alcuni non avrebbe tutti i requisiti per ricoprire quel ruolo, o meglio, ce ne sarebbero altri che avrebbero maggiori galloni di lui. Di taglio basso il caso Braga, interpellato il prefetto, c'è un appello, il comitato chiede che venga trovata una sede idonea e funzionale per il conservatorio. Carabinieri, 2,5 kg di droga nell'auto, scattati gli arresti. E poi operato e ricoverato nella stanza del morto a Giulianova, le gravi conseguenze dell'accorpamento. Un giovane rosetano trascorre la notte nell'ambiente destinato all'esame delle salme. Bambina sottoposta all'appendicectomia, trasferita a geriatria. Un paziente aspetta per 10 ore una barella al pronto soccorso. Ieri sera vertice del PD e dure accuse del consigliere regionale Mercante del Movimento 5 Stelle. Roseto, Tacchetti, l'uomo forte, manterremo le promesse. La giunta monocolore PD, guidata da Sabatino Di Girolamo, è composta da 2 donne e 4 uomini, sindaco compreso. In 6 sommano 302 anni, con un'età media di 50. Solo il sindaco Di Girolamo e Frattari hanno passate esperienze da assessori. Ora ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Anzi, apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla parte del Messaggero. Pescara, sono pronto per la A, parla Benalì, che è tornato dalle vacanze con la conferma in mano. A Manchester e in Spagna non pensavo che a Trapani. Ora è tutto del Delfino e non in prestito dal Palermo. Ritrovare Oddo e gran parte del gruppo è un segnale forte. E poi il mercato, dalla Juve arriva il giovane Di Massimo. Di taglio basso il colpaccio dell'Acqua e Sapone, preso Alan Brandi, il pivot argentino, arriva dal Benfica, il mercato dei neroazzurri è quasi chiuso. E poi c'è il caso Lanciano, si affida alle mani del sindaco. Dopo la mancata iscrizione ora tocca a Pupillo il tentativo di creare una nuova cordata, ma nelle categorie con meno appeal. L'obiettivo è salvaguardare il titolo sportivo il più in alto possibile tra i dilettanti. Ci fermiamo su questa notizia e la andiamo a rivedere anche nelle pagine del centro, perché ovviamente l'attenzione è andata proprio sul caso della Virtus Lanciano per la mancata iscrizione nella Lega Pro. Si era atteso e soprattutto la presidenza si era tenuta qualche giorno per riflettere. Guardiamo qua il pallone sgonfio, successi e illusioni, così è finita tra Imaio e Lanciano. 8 anni di matrimonio senza amore, vero, prima i debiti in bilancio, poi la B persa dai dirigenti. E allora, proprio sul quadro della situazione, su quella che è stata un po' la dinamica della situazione della Virtus, facciamo il punto con Andrea Costantini. Vediamo. È finita come peggio sarebbe stato difficile immaginare. La Virtus Lanciano chiude i battenti. Un mese fa la retrocessione dalla Serie B alla Lega Pro. Ieri sera l'annuncio della proprietà. La società non parteciperà al prossimo torneo, nelle stesse ore in cui, in maniera beffarda, dalla Federcalcio arrivava la notifica di un altro deferimento, in realtà doppio, per i mancati pagamenti di emolumenti e ritenute contributi entro lo scorso 18 aprile, con tanto di procedura che sarà aperta nei confronti di Claudio Di Menno di Bucchianico, Luca Leone e Michele La Scala. Sarebbe stato argomento di discussione in caso di iscrizione alla Lega Pro, ma altrettanto amaramente si può constatare che non è così, perché i giochi sono finiti. Si chiude in questo modo un ciclo di 8 anni, il ciclo della famiglia Maio, che dopo la scomparsa della SS Lanciano Calcio ne aveva ereditato il titolo sportivo nella terza serie con una società nuova di zecca che è stata poi portata in Serie B, prima volta nella storia della compagine rossonera. Quindi il quadriennio in cadetteria, con una salvezza, playoff sfiorati, una altra salvezza tranquilla con qualche rimpianto e infine la retrocessione. Un risultato che è stato responsabilità della proprietà, non tanto per le problematiche relative alle partenze eccellenti che sono state ben surrogate, prova ne sia che la squadra sul campo si era salvata, ma hanno pesato quei punti di penalizzazione per irregolarità amministrative che hanno condannato la Virtus prima ai play-out, quindi a lasciare la Serie B. C'è rabbia tra i tifosi perché la proprietà non ha esposto con chiarezza le gravi problematiche economiche presenti e perché sempre questa proprietà, anche a fronte di una retrocessione, avrebbe dovuto garantire la continuità dell'attività sportiva.
È indubbio che la famiglia Maio abbia doveri morali verso le proprie attività imprenditoriali, i propri dipendenti e non solo. Ma c'era anche un dovere morale di riconsegnare la squadra almeno nella categoria dove era stata presa. Evidentemente le tante trattative intavolate non hanno trovato l'epilogo sperato. Dopo 4 anni di B, Lanciano resta senza calcio, a meno che nei prossimi giorni, ma il tempo è davvero poco, nuove forze imprenditoriali non si facciano avanti per dare al centro frentano una Serie D o un campionato di eccellenza. In tal senso potrebbe agire il sindaco Mario Pupillo, che proprio nel corso di una puntata di Virtus Style lo scorso aprile si era impegnato in tal senso, qualora la famiglia Maio non avesse garantito la prosecuzione dell'attività sportiva. Andiamo sulle pagine del quotidiano La Città, si parla della Leopolda d'Abruzzo in diretta su Facebook. Collegamento streaming anche sul sito della regione per l'appuntamento di domani a Civitella del Tronto. Durante i lavori della seduta plenaria saranno presentati i fondi POR FSE 2014-2020. Tra gli ospiti a partecipare ai tavoli il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e il presidente dello Svimez Adriano Giannini. Nola. Di spalla il noto neurochirurgo, il professor Galzio, si dimette. L'ASL dell'Aquila gli chiede di ripensarci. Di taglio basso su Lanciano una condanna per il caso della talpa in tribunale. Il cancelliere sarebbe entrato abusivamente nel sistema informatico della procura. E poi Interamnia World Cup, la federazione sta affossando la coppa. Lo sfogo di Fabrizio 40, una delle anime del torneo, sulle angherie subite da Teramo. Il torneo concorrente a Misano, i giudici severissimi a Teramo, multe, squadre escluse e squadre fantasma. I problemi, il presidente Purromuto in città per fare passerelle e cercare consensi, e poi i giudici sono severissimi con esclusioni e multe alle squadre. Di taglio basso il doppio sciopero Team con l'allarme per l'organico. Niente raccolte lunedì e martedì, inutile tirare fuori buste e mastelli fino a mercoledì. È stata chiusa l'inchiesta sulle gomme d'oro di Ettore, truffa ad ARPA e ATAC con gli pneumatici ed evasione fiscale, i vertici della holding verso il processo. E poi la politica, la consigliera De Sanctis se la prende coi mozziconi di sigaretta a terra. Teramo Basket, il PM chiede l'archiviazione, si sgonfia l'inchiesta sulle fatture false che vede indagato anche l'ex presidente Carlo Antonietti. Su Teramo la giunta un bando europeo per i musei, gara d'urgenza per il servizio degli scuolabus. Niente fondi per i due poli scolastici teramani. Gatti contesta ad Alfonso e Renzi. Su 5 poli innovativi previsti, finanziati solo quelli di Cepagatti e Pescina. Strisce killer, fracassa, dice impensabile eliminare l'attraversamento pedonale, sopralluogo del neoassessore in piazza Garibaldi, si studiano dosso e canalizzazioni, questo a seguito dei tanti episodi che sono avvenuti proprio in quell'area. La provincia, carenza idrica, il Ruzzo attiva il potabilizzatore, alte temperature, presenze turistiche, in previsione l'impianto garantirà la portata d'acqua ottimale. Nessun allarme, il presidente Antonio Forlini rassicura, nessun allarme per la stagione estiva, si tratta di un provvedimento propedeutico già preso in passato. L'impianto potabilizza le acque dei bacini idroelettrici gestiti dall'Enel lungo l'asta fluviale del Vomano. Andiamo avanti, sempre sulle pagine della città, insospettabili beccati con 2 chili di droga. Pizzaiolo e muratori presi dai carabinieri mentre trasportano marijuana. L'arresto, i due sono stati controllati mentre viaggiavano a bordo di un Audi nel territorio di Ancarano. A Sant'Omero il CPL Concordia, accordo sui contratti di solidarietà, permetterà di dare il via al processo di riorganizzazione del piano industriale. Sulla sanità Mastromauro si sveglia tardi, la stoccata di Mercante al sindaco sullo stato dell'ospedale di Giulianova. I problemi, il PD si accorge solo ora dei problemi legati al deficit di organico e al taglio dei posti letto. Questo è il riferimento alla denuncia fatta proprio dal sindaco Mastromauro 2 giorni fa. Giulianova, i controlli sul commercio abusivo funzionano a metà. Nonostante il blitz di mercoledì, Vucumpra continuano ad assediare le spiagge. Roseto, gli squali restano nell'Olimpo del basket, la società annuncia l'iscrizione anche per il prossimo anno al campionato di A2, Giorne Est. Continuità dopo la rifondazione del 2009, la società partecipa per la seconda volta alla serie cadetta.
Andiamo avanti, maggioranza, Verrocchio, frammentata la sinistra chiede chiarezza in consiglio. I fuoriusciti strizzano l'occhio al consigliere regionale Luciano Monticelli, siamo sulla pagina di Pineto. I nodi, il gruppo dissidente può vantare numeri per tenere sotto scacco l'azione amministrativa. Di taglio basso in fiamma anche lo chef Marco Parizzi, protagonista della manifestazione enogastronomica, uno stellato ospite d'onore della rassegna pinetese. Apriamo la pagina dello sport, il Teramo sistema il lato destro della difesa, Stefano Scipioni rimane in biancorosso, intanto arriva il terzino Mattia Placido, 21 anni, ex Savona e Pistoiese, Sansovini e Tonti, atteso tra oggi e domani il sì definitivo dell'attaccante 36enne del Pescara, il portiere sempre più orientato all'addio per il sostituto, si fa il nome di Rossi, ex Prato. E allora proprio sul calciomercato, sulla situazione del Teramo, il quadro ce lo fa Jacopo Forcell. Ancora qualche ora di attesa e poi il Teramo saprà qualcosa in più sul futuro di Marco Sansovini. Nessuna particolare novità neppure nella giornata di oggi col direttore sportivo Lupo a Milano, sì, ma per altre operazioni di mercato. Si attende domani dunque, al massimo sabato, ma non oltre, anche perché i biancorossi hanno necessità di completare il reparto avanzato, se non del tutto, quasi, prima della partenza per il ritiro di Ovindoli fissata per il prossimo giovedì. Insomma, non c'è fretta, però il Teramo una risposta la vuole in tempi ragionevoli. Risposta che ha avuto da Stefano Scipioni, che rimarrà con i biancorossi prolungando il legame col diavolo fino al 2018, prolungamento del contratto che fa seguito ad un riavvicinamento che mano a mano ha dato i suoi frutti. Il suo ricambio sarà il giovane Mattia Placido, 21 anni, scuola Sampdoria, nell'ultima stagione tra Pistoia prima e Savona poi, con gli arancioni toscani 7 presenze in campionato, poi a gennaio il passaggio in Liguria, dove ha messo insieme 3 gettoni in più, 10. Sia con la Pistoiese che con il Savona, Placido è stato utilizzato come esterno destro di difesa, insomma il cambio naturale proprio di Scipioni, ma il ragazzo nasce come mezzala e lì all'occorrenza può giocare senza problemi. Insomma, un jolly che può servire quando ci saranno delle defezioni. Il genovese ha avuto anche una parentesi con l'Italia Under 19, allenata da Paolo Vanoli, e nelle prossime ore potrebbe essere un nuovo giocatore del Teramo. Questione portiere. Tonti sembra sempre più lontano e per questo Lupo si vuole cautelare. Brunelli e Melgrati restano i favoriti per prendere il posto da titolare, ma non è affatto scontato che Tonti rimanga, conscio di potersi giocare in corso d'opera le proprie carte e riprendersi quel posto che oggi non è più al sicuro. Intanto, come già anticipato, Alessandro Di Paolo Antonio resterà alla corte di Zauri, saltato il suo passaggio a Pescara, mentre non ci saranno problemi per gli arrivi di Carcalis e Orlando. Entrambi a cavallo del weekend potrebbero essere ufficializzati e aggregarsi al gruppo in partenza per Ovindoli. Ora chiudiamo invece parlando del calciomercato per il Pescara, queste sono le mosse, Pescara di Massimo Firma ed eccola qua la foto scattata ieri, triennale per l'ex Juve, ma si lavora anche al ritorno del terzino Crescenzi. La dirigenza libera la punta a Ceravolo, finirà il Benevento, il portiere Fiorilla allunga il contratto fino al 2020 e c'è attesa per Simeone Junior. L'ex biancoazzurro Bjarnason dice mi manca la bella vita di Pescara, il centrocampista, protagonista di un grande europeo con la maglia dell'Islanda, non ho nostalgia, solo degli arrosticini, anche del sole, del mare e della gente. Felice per la promozione in Serie A, del mio gruppo sono rimasto in contatto con Weiss, in Abruzzo sono cresciuto come uomo e anche come calciatore. E poi di taglio basso il Teramo mette le mani sul terzino Placido, Lega Pro, il futuro del portiere Tonti è sempre più lontano dal diavolo, piace ai rossi dell'Atalanta. E allora con lo sport, come sempre, chiudiamo la nostra rassegna. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.